creeper! C'è un creeper, via, via. Bentornati ragazzi, qua è Stepney e benvenuti ad un nuovo episodio di questa serie hardcore di Minecraft. Allora, ecco, cominciamo subito bene. Stavo dicendo, stavolta andremo invece che a distruggere mob a volontà a cercare un po' di diamond, magari senza spezzarsi le gambe, possibilmente. E ho lasciato tutto in casa, la casa che ho ristrutturato, ma ho deciso di farvela vedere a parte in un altro video, quindi di non spoilerarvela subito così. E quindi mi sono portato giù quei pochi materiali che mi servono, anche se adesso sento uno zombie, ho paura che sia vicino. No, vabbè, non c'è. E poi iniziare... No, io sento degli zombie. Aspettate un attimo, faccio una pala e butto giù questo muro perché... Sono sicuro che siamo qui dietro, ci scommetterei. Facciamo anche un altro piccone di riserva, tanto mi sono fatto la spada di riserva, piccone di riserva, vai, va bene. Potrei scommettere che è qui dietro. È quasi sicuro, però. Tanto lo troviamo, se sono qui vicino li troviamo. Sono contento comunque ragazzi che questa serie vi piaccia. Mi fa molto piacere portarla avanti. E una volta che sarò tornato a casa avrò molte serie da... Cioè, ho molti progetti per Minecraft. E sono anche molto indeciso, intanto guardate, lo sapevo, c'era qualcosa qua dietro, me lo sentivo. Vabbè. Stavo dicendo che ho molti progetti per Minecraft, devo decidere. Le opzioni sono molte, mi piacerebbe sapere il vostro parere su questo, e alcuni mi hanno già risposto in alcuni commenti. Perché allora, io potrei fare, ovviamente, una serie con un'altra persona, perché se no alla fin fine da solo a finire a noi, ecco là lo zombie, io sarebbe sentito. E quindi, cioè il candidato... Creeper! Il candidato per la serie sarebbe Omega, che abbiamo già incontrato insieme. E comunque mi ricordavo che vi piaceva questo duetto. No, questo duetto. Non moriamo. Mi piaceva questa coppia su Minecraft e quindi... Mamma mia, anche un ragno, uno scheletro... Chiuditi subito, ok. Ora mi sento più tranquillo, anche se tranquillo non sono. Comunque, ecco, metto la torcia. Stavo dicendo, visto che questa coppia vi piaceva, potremmo ricominciare una serie, magari... sulla Tech Kit, oppure, non so, nella Yog Box, mi avete con... Ma che cavolo! Avete consigliato anche la Yog Box e vediamo un po' quale sarà, diciamo, la più gettonata alla fine. Magari se mi scrivete nei commenti cosa preferireste, sareste davvero gentili. So che molti di voi già lo fanno, però non tutti, quindi cioè, a me io vorrei sapere un po' il parere di tutti. E nulla, ora cerchiamo questi diamond senza morire. No, c'è un creeper laggiù che già brama le mie budella. Lo vedo. Già... c'è dell'ossidiana. Allora, qui potremmo trovare la roba per andare nel Nether. No? Visto che c'è dell'ossidiana, c'è anche sicuramente della lava. E ci voglio scommettere. Aspetta, torniamo su per non essere nella gittata del creeper. E tentiamo di massacrarlo a manate. Sperando di rimanga incastrato là nella corrente, ecco la lava. Dai, molestalo un po'. Magari esplode. Io sento in continuazione voci di zombie. Sarà che dopo l'ultima volta... No, troppo vicino, troppo vicino. Esplodendo nell'acqua ha fatto meno danno del solito, però comunque ha danneggiato i miei cuori. E quindi mi vedo in dovere di risanarli, anche con la Rotten Flesh. E già che ci sono, raccatto con la bucket un cubetto d'acqua che in caso mi dovessi incendiare mi dovrebbe salvare la vita. Se riesco a raccattarlo magari, certo, dai. Sì, ma c'è veramente un fiume in piena. Non riesco a... un altro zombie. Non riesco a prendere un cubetto d'acqua. C'è un altro creeper, perfetto. Prendi quello e scappa, No, l'ha rimesso, porca puttana. Fanculo.
Oh, l'ho preso, ce l'ho fatta. Adesso quest'acqua dovrebbe smettere di defluire. Il creeper sta arrivando. Via, 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 via. Bene. Allora, io proporrei di fare una specie di viottolo qui. Per vedendoci porta. Ah, se non sbaglio, mi avete chiesto anche il seed della mappa. Com'era? Cosa devo cliccare? Eccoci, mi sono già scordato. Allora, mi sembra. No, F2 no. A parte dovete capire che in questa tastiera, essendo un portatile, quando premo i tasti F3 e F2 così, diciamo, partono le impostazioni salvate e salvate per quei tasti. Quindi, tipo, come posso spiegare? Su F3 c'è aumento della luminosità e quindi mi fa l'aumento della luminosità. E io lo piglio in tasca. Comunque, qui non abbiamo trovato un bel nulla. Perfetto, continuiamo a scendere. Diamanti, eccoci. Co Adesso sappiamo che siamo a livello 0, anche non avendo aggeggio come si dice? Per confermarlo, possiamo comunque, ecco, io spreco i picconi così a gratis. Aspetta, fammene mettere questo. Ma dovremmo essere allo 0, è constatato. Quindi 1, no, da qui 0, 1, 2, 3, saliamo ancora un po', 4, lava, 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 porca puttana, oh mio Dio ragazzi, vi giuro, abbiamo rischiato, cioè ho rischiato che la serie finisse così, in un attimo, oh porca puttana, sono circondato. Da pericoli! Fanculo. E quante cazzo di colpi ci vogliono? Ok. Una serie di sfortunati eventi. Mangiamo un pollo. Avanti. Nel frattempo l'acqua mi ha salvato la vita. Come avevo detto, l'acqua mi avrebbe salvato la vita. Meno male me la sono portata. Una scelta. Ma è pieno allora, eh. Basta. Meno male, così non esplode. Non so se lo vedete. Eccoci, l'avete visto esplodere. Quello è l'importante. Esplodermi addosso. Proseguiamo la nostra ricerca allora qua a giro per la grotta. Ecco. Lapito dei lapislazzuli. Intanto abbiamo trovato qualcosa che non sia il solito ferro, il solito carbone. Guardiamo qua su come prosegue. Qua non c'è niente. La vedo delle torce. Ah, ci sono già passato, ma ho capito dove siamo. Dove l'altra volta avevo detto c'era il rave di mob. Una cosa di genere, possibile? Sì, perché vedo delle torce. Allora, guardiamo un po', eh. Salire un altro pochino. Beh. Allora, qua dovrebbe. No, non è finita. Non è finita proprio per niente. Faccio un altro po' di torce, altrimenti non vedete. Allora. Prosegue, prosegue come? Allora. Alla ricerca del proseguimento perduto. No, titolo sbagliato. Alla ricerca del diamante perduto. Sì, già titolo più azzeccato. Dovrebbe essere qua. Mettiamo la luce. Si dovrebbe sbucare a breve. Oh. Ah, ok, era una finta grotta. Ma che c'è lassù? No, c'è solo del ferro. Era una specie di finta grotta. Dai, possiamo tornare indietro. Prendo sto carbone. Lo metto da parte. Oh, però su bel livello 17, eh. Chissà quando finirà questa serie. Boom. E così se la gufò. E morì cadendo nella lava, colpito da uno scheletro mentre gli esplodeva accanto un creeper, la morte più terribile.